Buonasera a tutti gli spettatori piombinesi e agli appassionati di basket. Oggi è qui con noi Massimo Padovano. Oggi lo intervisteremo, almeno nella prima parte dell'intervista, in una veste diversa. Da quest'anno Massimo Padovano è anche responsabile tecnico di tutto il settore giovanile. C'è tutta una progettazione dietro e vorrei oggi Massimo parlasse un po' di questo. Allora, dici innanzitutto, ecco una cosa, vorrei sapere le tue precedenti esperienze nel campo, nel settore giovanile, nella gestione di un settore giovanile. Beh, io, come forse la maggior parte degli allenatori di questo mondo, hanno cominciato tutti quanti lavorando nei settori giovanili. Io fin da quando giocavo ancora avevo sempre nella società dove andavo a giocare, avevo sempre una squadra che seguivo nel corso dell'anno e quindi la mia esperienza nasce da tempi datati. Poi, quando ho smesso di giocare, ho cominciato a fare anche il responsabile del settore giovanile, l'ho fatto anche a Montegranaro, quando Montegranaro faceva in Serie B, l'ho fatto a Porto Potenza Piceno, una squadra che allora militava in Serie C nella mia zona rude canatese, quindi ho avuto sempre un attimino un occhio di riguardo al settore giovanile, perché poi a me, piacendo lavorare con i giovani, mi è sempre divertito fare questo tipo di esperienze. Ecco, raccontaci un po' nei fatti qual è la vita e il lavoro di un tecnico che si occupa di questo settore. Ma guarda, il compito che la società ha pensato di darmi quest'anno riguardo a quel lavoro che stiamo facendo qui è di dare la mia esperienza, con la mia esperienza, un contributo alla crescita degli allenatori che lavorano qui nel settore giovanile. Mi sono messo a disposizione seguendo gli allenamenti, seguendo le partite di tutte le annate, di tutti gli allenatori e di tutte le squadre, per cercare di migliorare, per quanto la mia esperienza mi consente, di migliorare un pochettino la capacità di lavoro di ogni singolo allenatore. Il mio compito è questo. Sta venendo fuori, secondo me, un buon lavoro, perché tutti gli allenatori si sono messi a disposizione senza presunzione, senza preconcetti, e stiamo cercando di far sì che il lavoro diventi un pochettino, ci sia un filo conduttore dalla prima squadra giovanile all'under 19, che sia un filo conduttore unico, un filo conduttore tecnico unico, che possa dare soddisfazioni alla società che investe e sta investendo parecchio per il settore giovanile. Allora, con la società riguardo a questo progetto vi siete posti degli obiettivi? Beh, chiaro, a parte il miglioramento tecnico ovvio dei ragazzi. È chiaro che gli obiettivi che la società vorrebbe lavorare, ha iniziato per pensare di poter lavorare molto con i giovani e far sì che fra qualche anno qualche giovane riesca ad arrivare un pochettino più costantemente nella prima squadra. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di tanta pazienza da parte della società, che sicuramente capirà che non può essere una cosa che può cambiare da un momento all'altro, pazienza perché bisognerà fare gli investimenti giusti, però sono convinto che la società ha intrapreso il percorso giusto, perché lavorare con i giovani dà molta soddisfazione. Quando si raccolgono i frutti si sa che sono frutti che vengono dal lavoro nato da tanta passione, da tanti investimenti, quindi dà ancora maggiore soddisfazione. Quindi diciamo dovremo aspettare ancora un 3-4 anni per vedere i risultati. Beh, io penso, ottimisticamente. Io penso minimo, non si può pensare che così improvvisamente si riesca a costruire un settore giovanile di una certa competitività e di una certa qualità. Però ripeto, la società ha fatto fin da quest'anno degli investimenti importanti. Uno, per portare un allenatore professionista con esperienze in settori giovanili molto noti, come quello di Siena, di Livorno, e quindi ha dato un pochettino di praticità in più nel modo in cui bisogna fare il settore giovanile. In più, investendo molto, anche incominciando a reclutare anche con i giocatori montenegrini che sono venuti, e questo dà il segnale di quanto la società creda nel lavoro. Il lavoro che sta facendo, e specialmente nel presidente Ottorino, vedo che segue con molta attenzione quello che succede, il lavoro che facciamo, e quindi questo dà abbastanza gratificazione a tutti quanti. Benissimo, direi che questo è un lavoro importantissimo su cui la società puntava da anni, e penso questa sarà la volta buona e riusciamo a partire bene. Allora, con Massimo ora torniamo un attimino al suo ruolo principale, quello di coach della prima squadra. Allora, volevo chiederti questo, Massimo. Innanzitutto,
scusa se lo presento in questa maniera, ma Dio, basterà lo schiaffo di Pistoia ai ragazzi per evitare problemi di concentrazione in due partite che abbiamo davanti ora e che teoricamente ci vedono favoriti, perché andiamo a affrontare due squadre, Monsummano e Torino, che vengono da un momentaccio. Può bastare l'errore commesso a Pistoia per riportare tutto sulla rina? Questo lo sapremo sempre dopo, ripeto, non ho mai avuto la sfera di cristallo che mi fa. Noi lavoriamo logicamente per far sì che quello che è successo a Pistoia non ricapiti. Certe volte perdere può essere anche una cosa positiva. Penso che i ragazzi abbiano capito dove hanno sbagliato, che è stato soprattutto un peccato di presunzione, un peccato di scarsa concentrazione, un peccato, diciamo, di gioventù quando vieni da quattro partite consecutive. Noi, ripeto e sostengo nel dire quello che ho sempre detto prima, siamo una squadra che se va in campo con una certa dedizione, con una certa concentrazione, se la giocherà con tutte e si toglierà molte soddisfazioni. Se andrà in campo presuntuosa e apatica, le buscherà da tutte, che siano questi Monsummano, che sia questo Torino o qualsiasi altra squadra che andremo a incontrare. Prova ne è che in precampionato abbiamo perso anche contro squadre di serie inferiore. E quindi penso che i ragazzi l'abbiano capito e io spero, sinceramente spero, ma più di questo non posso fare, che le prossime partite abbiano lo stesso atteggiamento che hanno avuto nelle quattro partite precedenti. Quindi mi confermi quello che pensavo, Pistoia è stato più un problema dal punto di vista mentale, di approccio mentale alla partita, che dal punto di vista tecnico, ecco. Ma appunto, è stato anche un punto, c'è stato dei problemi anche dal punto di vista tecnico, però è sempre conseguente con l'intensità in cui fa le cose. Cioè anche una cazzata fatta al 100% dell'intensità può dare frutti rispetto a una cosa fatta bene ma col 20% di intensità, e quindi arrivi sempre un secondo in ritardo. Noi non è che abbiamo fatto male le cose che dovevamo fare, non le abbiamo proprio fatte perché l'attenzione non era quella necessaria, e quindi abbiamo subito certe volte molte cose che di solito non subiamo perché l'intensità è molto superiore. Quindi l'uomo ha fatto acqua sull'uno contro uno, la zona ha fatto acqua perché ci siamo dimenticati di fare rotazione, oppure l'abbiamo fatta con un secondo di ritardo. E lì è questione di intensità e di concentrazione, nulla me lo leva dalla testa. Poi ripeto, ci possono bastare 5 minuti per ribaltare una partita, ma sarebbe stato un furto se avessimo vinto, e sarebbe stato secondo me anche controproducente dal punto di vista mentale, perché forse i ragazzi con presunzione avrebbero pensato che basta giocare 5 minuti a partita e poterli vincere. Non è così, è un sogno, e non capita quasi mai, infatti non è successo neanche sabato. Ti ringrazio Massimo, in bocca al lupo. Crepi.